Chieti riavrà il suo cinema. Parola del candidato sindaco Paolo De Cesare. La struttura in questione è il Super Cinema, che è chiuso, fatta eccezione per sporadici eventi, da oltre 10 anni. Riportare la vita a Chieti vuol dire anche ridare nuovamente funzione e riqualificare una struttura così importante come il Teatro Supercinema, che sono oltre 10 anni che è chiuso e che non svolge la propria funzione di cinema. Noi non solo all'interno della nostra agenda del fare abbiamo come priorità riaprirlo, ma sappiamo anche come farlo a zero costi per i cittadini di Chieti. E il modo per non far ricadere i costi sui chietini è ricorrere a investimenti privati. Colui che si autodefinisce un imprenditore prestato alla politica è già d'accordo con il titolare di Multicinema, la società che già gestisce il Multiplex Arca di Spoltore. Multicinema dovrebbe riqualificare il Supercinema, che necessita più di un ammodernamento tecnologico piuttosto che di lavori edili. L'edificio infatti sarebbe strutturalmente solido. Io con Paolo ho fatto anche un sopralluogo e il cinema sì è in buono stato, però oramai i cinema moderni hanno delle prerogative che sono indispensabili, quindi bisognerebbe innanzitutto, ormai si viaggia con il digitale e quindi bisognerebbe sicuramente reinvestire sull'impianto audio-video, che è ovviamente per ovvi motivi obsoleto, come Paolo ben sa, addirittura inesistente. E poi ovviamente sul comfort e sui servizi. Per riammodernare un cinema così, che ormai da 10 anni chiuso, ci vuole una bella cifra. È un investimento molto importante. De Cesare, che intende intitolare il cinema teatino a Nicola Mario Cucullo, il sindaco che lo acquistò e lo rese proprietà del comune, ha tra le sue priorità anche quella di realizzare un parcheggio nel centro città. Una delle priorità, ancora prima del Supercinema, è quello di realizzare un parcheggio in centro storico che risolva tanti problemi, ma così come dal punto di vista della mobilità e dal punto di vista urbanistico riorganizzare tante cose.